Ciao a tutti, eccomi qua. No, scusate, ma ci sono stati dei problemi tecnici, nel senso che era partita live pochi minuti fa e mi si era spento il PC riavviato, cioè proprio non mi era mai successo prima e è successo durante la diretta. Ok, problemi della diretta, va bene. Speriamo che adesso funzioni tutto. Ok, speriamo. Allora, dicevo, durante la diretta di oggi parleremo delle stories di Instagram. Perché proprio le stories? Perché le stories sono, diciamo, lo strumento del momento, la moda del momento, diciamo così. È uno strumento che è nato inizialmente e veniva usato inizialmente un po' per raccontare più, in modo più informale, il dietro le quinte, per raccontarsi un po' più, raccontare un po' più di noi, diciamo così. Cioè, quindi non era nato come uno strumento di promozione della propria attività. Però lo sta diventando in realtà, come tutti poi gli strumenti social, diciamo così. E anzi, è uno strumento molto utile per promuovere la propria attività, se usato ovviamente nel modo giusto. Nell'articolo di lunedì vi avevo già mostrato alcuni consigli, mostrandovi alcuni esempi su come utilizzare gli stories per promuovere le proprie attività, i propri prodotti, i propri servizi. E adesso inizierò proprio facendo un po', ricapitolando quei consigli lì, aggiungendo alcune cosine. E poi passerò mostrandovi altri esempi di altri modi in cui si possono usare le stories, ripresi un po' dalle stories che seguo io, che ho visto in giro, e poi passerò a rispondere invece alle vostre domande, sia quelle che mi farete adesso in diretta, sia a un paio di domande che mi sono arrivate invece nei giorni scorsi via mail sul gruppo, eccetera. Ok, allora partiamo dai consigli che vi davo appunto dei giorni scorsi. Allora. Dicevo, questo qua, adesso aspetta che vi condivido lo schermo, ecco qua, questo era l'articolo di lunedì e vi davo appunto dei consigli. Il primo consiglio era quello, vedete qua, tagga il tuo profilo nelle stories e vi ho portato l'esempio di una stories che avevo fatto io tempo fa. Cosa vuol dire taggare il proprio profilo? Quello che ho fatto qui, cioè invece di scrivere semplicemente vedi il link in bio, cioè per rimandare ovviamente l'utente a cliccare sul vostro sito, shop, quello che è, mettere proprio chiocciola e il nome del vostro profilo. Perché aggiungere questa parte qui? Questo è molto utile perché se scrivete solo vedi il link in bio va bene lo stesso, però chiaramente l'utente deve andare sul vostro profilo, sulla vostra bio, cercarsi il link, eccetera. Se invece mettete già la chiocciolina col vostro nome, l'utente deve solo cliccare, perché il bello delle stories è che quando mettete la chiocciolina con un nome, questa parolina qui diventa un link cliccabile. Quindi cliccando qua sopra l'utente va direttamente al vostro profilo e quindi gli accorciate un po' la strada, cioè facilitate insomma questo passaggio, diciamo, sì, gli accorciate la strada, diciamo così, e quindi gli facilitate un po' il percorso. Quindi ricordiamoci sempre che più riuscite a facilitare il percorso all'utente, cioè meno passaggi gli fate fare, più gli semplificate la vita, meglio è. Questo in generale, sempre, qualsiasi cosa voi facciate per i vostri clienti, ecco, più semplificate le cose, meglio è. Quindi mettere appunto chiocciolina e il vostro nome di profilo insieme al link in bio è un'ottima strategia quando fate le vostre stories che rimandano al vostro profilo. Poi, secondo consiglio era quello di usare i contenuti in evidenza. Ecco, qui mi sono arrivate diverse domande sul discorso dei contenuti in evidenza, perché non tutti voi li conoscono e li usano nel modo giusto. Allora, mi soffermo un attimino sul discorso dei contenuti in evidenza. Allora, qui è come li usiamo noi su Acapulco Web. Cioè, vedete qua delle cartelline con, diciamo, i vari argomenti, con le copertine e tutto quanto. Allora, dicevo, mi soffermo un attimo così dopo evito di rispondere alle domande che mi erano state fatte su questo argomento. In particolare quella di Viviana. Allora, i contenuti in evidenza funzionano così. Allora, beh, qui innanzitutto, se siete sul vostro profilo, vedrete questo più con il cerchietto con scritto nuovo. Se volete creare un contenuto in evidenza, dovete cliccare qua sopra, cioè cliccate su questo più e vi si aprirà una finestra in cui dovete selezionare, diciamo, le stories vecchie che avete già pubblicato in passato che volete inserire in una di queste cartelline. E poi sempre Instagram vi farà scegliere anche la copertina di queste cartelline, quindi potete scegliere quale delle vecchie stories farà la copertina e potete anche scegliere il nome di questa cartellina, cioè lui di default mette come nome della cartellina contenuto in evidenza, ma voi potete cambiare quel nome lì, sarà una scritta in grigio, lui di default sarà scritta in grigio contenuto in evidenza, se voi però cliccate lì sopra, su questa scritta in grigio, vedete che la scritta in grigio scompare e potete digitare quello che volete.
E come avevo fatto l'esempio qua di cestino di mirtilli, ad esempio, come userai i contenuti di evidenza, cioè potete scegliere, per esempio, di mostrare tutti i vostri prodotti, cioè usare i contenuti di evidenza come una sorta di menu di sito web, no? Come una specie di portfolio, quindi mostrare tutte le vostre tipologie di prodotti che realizzate. Quindi lei, per esempio, ha messo qua inviti, loghi, quadri nascita, cartoline, perché lei ovviamente realizza cose grafiche, quindi ha mostrato tutti i suoi tipologie di prodotto. Perché lei realizza questo genere di cose. Nel mio caso, invece, che io realizzo, faccio servizi, ecco che allora invece ho puntato su cose diverse, quindi ho messo un po' quelli che erano i consigli, le news, poi più avanti in realtà ci sarà anche appunto il chi siamo, perché io e Lorenzo, ovviamente perché siamo in due, ci sarà anche il portfolio, quindi quei lavori fatti, i servizi che facciamo, eccetera. Cioè, diciamo che l'ideale è usare i contenuti in evidenza come una sorta di menu appunto di un sito, trasformare il vostro bio di Instagram come un menu di un sito in modo che sia molto completa, che vi presenti, cioè in modo tale che l'utente che non vi conosce arriva sulla vostra bio di Instagram e può, tramite questo, chiamiamolo così, menu dei contenuti in evidenza, può conoscervi, può capire cosa producete, i tipi di prodotti o servizi che realizzate, può sapere qualcosa di più su di voi e quindi insomma scoprire qualcosa su di voi, su quello che fate. Ed è molto utile, ovviamente, perché vi presenta, vi aiuta a rappresentarvi e dire qualcosa di più. E questi sono i contenuti in evidenza. Poi, un altro modo per utilizzare le stories è quello di mostrare un processo a step. E qui vi ho mostrato l'esempio di Roberta Ranieri, che per esempio ha mostrato una specie di sottospecie di tutorial, diciamo così, in cui ha mostrato i vari passaggi con cui lei realizza uno dei suoi prodotti. Vedete che ha mostrato queste sono due stories che ho affiancato io. Lei ne aveva fatte più di due in realtà, però io ovviamente ne ho prese solo due, giusto così per titolo esemplificativo. E lei praticamente ha preso un video, quindi sono stories con ognuno un pezzo di un video, e ha mostrato qua sotto, ha spiegato cosa faceva in quel video, no? Quindi qui ha messo prima preparo i bigliettini con un pensiero di ringraziamento personalizzato scritto a mano e ha messo il video in cui faceva quella cosa lì. Poi ha messo la seconda stories in cui mostrava il passaggio successivo di quello che faceva in quel suo lavoro, quindi lo inserisco in una bustina trasparente assieme all'articolo scelto. In sostanza mostra il suo lavoro, cioè quello che lei fa, a step appunto, cioè mostra i vari passaggi che lei fa per realizzare il suo prodotto. Anche questo è un ottimo sistema per utilizzare le stories, perché chiaramente mostrare ai vostri clienti, o potenziali clienti, utenti, follower, eccetera, come voi realizzate le vostre cose, i vostri prodotti, è molto utile per far capire ai vostri utenti che lavoro c'è dietro i vostri prodotti. Perché spesso gli utenti non si rendono conto che lavoro c'è dietro la realizzazione di un prodotto, a maggior ragione se è artigianale, se è fatto a mano. Quindi è utilissimo anche usare quei stories con questo scopo, cioè far vedere che lavoro c'è dietro. E quindi questo era l'altro sistema. Poi, un altro modo per utilizzare le stories è quello di condividere freebie e sconti. Anche questa è una cosa che si fa tantissimo ed è molto utile, proprio perché le stories, col fatto che scadono dopo 24 ore, sono proprio utilissime per condividere appunto gli sconti, promozioni, riservate ovviamente solo a chi vi segue sulle stories e che è uno sconto ovviamente che scade dopo quelle 24 ore lì. Quindi questo è un modo per dire agli utenti, guarda le mie stories sempre, perché se viene fuori lo sconto che scade dopo 24 ore e tu te lo sei perso, sei fregato. Ecco, e quindi è anche un modo proprio per spingere le persone a seguire le stories, ovviamente, e premiare quelle persone che ti seguono nelle stories. L'altro spunto che vi avevo dato era quello di dare consigli e tips, come ogni tanto facciamo noi con la Capo Web, quindi diamo qualche consiglio nelle stories. E questo ovviamente è diciamo, una tipologia di contenuto che va bene soprattutto a chi offre servizi, però anche chi fa prodotti può utilizzarla, dipende ovviamente dal target, da cosa fate, eccetera. Però comunque dare un assaggio delle vostre competenze, quindi mostrare cosa sapete fare, tutto quello che sapete effettivamente, che poi vi torna utile ovviamente nel vostro lavoro, aiuta all'utente a capire che voi siete una persona che sa un sacco di cose, che è molto preparata e che quindi può aiutare questa persona, l'utente, può aiutarlo a risolvere i suoi problemi, arrivare dove lui vuole arrivare, ecco. E quindi serve per aiutarlo nell'immediato, quindi dandogli ovviamente dei consigli, ma serve anche appunto a fargli capire che voi siete preparati e quindi è un motivo in più per scegliervi, diciamo così. Ok, questi erano i consigli che vi avevo dato lunedì nell'articolo. Ma adesso aspetta che tolgo questo, torno io. Ok, ma adesso appunto volevo darvene qualcun altro. Ok, allora, adesso intanto.
Adesso sì, prima non ti sentivo. Ah, ok, spero che adesso sia tutto a posto, scusate. No, ho avuto qualche problemino tecnico prima, che appunto col PC, quindi spero che adesso sia tutto a posto. Se c'è qualche problema fatemi sapere che cerco di risolvere, ecco. Dicevo, adesso passiamo agli altri consigli. Allora, adesso vi faccio vedere le cose che ho preparato. Ecco qua. Allora, adesso ho preparato alcune stories che volevo mostrarvi. Allora, adesso lo riapro. Là. Ecco, questa è la prima di Bia Poff. Lei praticamente qua ha fatto questo che vedete qua, beh, è ovviamente uno screenshot, però questo sarebbe in originale un video in bianco e nero, in cui praticamente mostra lei che sta disegnando una delle sue illustrazioni. Questo è proprio un esempio classico di dietro le quinte. Questo è appunto un utilizzo ottimo, diciamo, delle stories, proprio perché, come dicevo prima, mostrare quello che voi sapete fare e il modo in cui lavorate, il tempo che impiegate a realizzare un qualcosa è utilissimo dal punto di vista proprio della vostra immagine, della vostra promozione, perché ovviamente dice al cliente: guarda, io non è che realizzo i miei disegni in 5 minuti così, cioè io ci impiego, ci metto del tempo, guarda quanti colori uso, guarda quanti pennarelli, quanti dettagli ci metto, cioè fa proprio capire che è un lavoro lungo ed è per questo che è così pregiato, che dopo il prodotto costa così tanto e così via. Quindi, ok, adesso tutto ok, perfetto, ok, meno male. E, dicevo, quindi dietro le quinte è un utilizzo ottimo appunto delle stories, sia se fate delle foto dietro le quinte, sia se fate dei video di dietro le quinte. Se fate dei video, ecco, ricordate che l'ideale, se fate dei video lunghi, magari per mostrare proprio un prodotto, come nasce, come viene realizzato dall'inizio alla fine, ecco, allora in quel caso lì mi raccomando, fate video magari accelerati, perché ovviamente non è che uno sta a guardarsi una story per delle ore. Quindi cercate un pochino di fare dei video accelerati in modo che l'utente possa vedere il prodotto dall'inizio alla fine, ma senza annoiarsi troppo, ecco. Oppure, come ha fatto Bia Poff, magari fate vedere solo un momento, cioè mentre state disegnando un dettaglio, mentre state rifinendo qualcosa, cose di questo tipo, insomma, cose curiose, diciamo così. Poi un'altra stories è questa, che mi era sembrata simpatica più che altro per l'utilizzo dei filtri. Allora, questa, vabbè, è una stories che mostra praticamente, una stories in cui Sara praticamente mostra come il cliente indossa i suoi gioielli. Anche questo è un utilizzo interessante delle stories perché fa vedere come il cliente, cioè il suo cliente, usa il suo prodotto. Diciamo che un utilizzo delle stories, ne parlerò soprattutto dopo, però lo accenno già adesso. Un utilizzo delle stories è anche quello di mostrare le recensioni o comunque in generale come il cliente è soddisfatto del tuo prodotto. È un ottimo utilizzo non solo delle stories, ma in generale anche sui social, così proprio perché far vedere il cliente soddisfatto va sempre bene perché fa un'ottima pubblicità, è diciamo, un'amplificazione del passaparola. E quindi va sempre bene. Qui però mi piaceva questa stories perché ha usato, diciamo, un'idea un po' particolare per fare questo, perché come vedete ha messo sia la foto del cliente con la sua collana, ma ha scelto di filtrare la foto con il pennello. E vedete che ha fatto tutto questo pennello un po' marrone tutto attorno, in modo tale che venisse l'attenzione, diciamo, catturata proprio solo dalle collane. Cioè non si è limitata a mettere la foto della cliente e basta, citandola ovviamente qua, ma ha usato questa strategia del filtro che ha reso, insomma, la stories un po' più carina, insomma, simpatica, ecco. Dopo, ovviamente, questa idea può essere sviluppata ulteriormente, però, diciamo, l'idea di base l'ho trovata molto simpatica e quindi interessante. Poi, altra stories, questa qua, di piccole cose. Ecco, come vi dicevo prima, un utilizzo delle stories è quello di fare le promozioni, no? Cioè, informare, diciamo, gli utenti, i clienti, i follower, di promozioni, news, nuovi articoli sul blog, in generale tutte le novità, diciamo così, che state lanciando. E qui è quello che ha fatto lei. Vedete che qui ha parlato della promo che in quel momento stava lanciando, quindi in omaggio per le vostre mamme, per ogni acquisto fino al 6 maggio vi do in omaggio questa cartolina. E quindi questo è un modo simpatico appunto per annunciare questo tipo di omaggio e poi mi piaceva anche il modo in cui ha impaginato questa stories con il cuoricino, il pennello qua sotto, insomma, ha un po' lavorato un pochino sulla parte grafica di questa stories, quindi l'ho trovata insomma carina e quindi ve la segnalo anche questo stile, questo modo di creare le stories.
Poi, altro modo per utilizzare le stories, come dicevo prima, sono le recensioni, cioè pubblicare nelle stories le recensioni soddisfatte dei vostri clienti. Questa è sempre un'ottima pubblicità, a maggior ragione se mostrate proprio il testo, lo screenshot proprio del testo del vostro cliente, come ha fatto per esempio qua Podere Argo. Podere Argo qui, vedete, ha citato proprio la sua cliente con la chiocciolina e ha screenshottato proprio la recensione della sua cliente. E dopo qui ha aggiunto anche l'hashtag suo ufficiale, altra cosa utile da fare. Poi vabbè, era simpatico anche come l'ha impaginato, no? Qui ha fatto tutto la pennellata, diciamo, per attirare l'attenzione sul testo della recensione, abbastanza simpatico. E dicevo, è molto utile mostrare le recensioni dei clienti, a maggior ragione se lo si fa in modo appunto così visivamente accattivante e simpatico, proprio perché mostrare il cliente soddisfatto fa dire al potenziale cliente: vabbè, se sono così tante persone che sono soddisfatte di Tizio, allora magari posso fidarmi anch'io di Tizio, proprio per il discorso della riprova sociale. Cioè, noi tendiamo sempre a fidarci di più, diciamo, delle persone che sentiamo che altre persone si sono trovate bene. Cioè, questa è una cosa che vale non solo sul web, ma in generale in qualsiasi circostanza. E quindi mostrare le recensioni positive va sempre benissimo ed è sempre un ottimo modo per usare le stories. Infine, poi un altro sistema per usare le stories è ovviamente fare i sondaggi, come abbiamo fatto per esempio noi su Capofeb qualche giorno fa, in cui ho fatto appunto questa domanda: fai fatica a farti lasciare le recensioni dei clienti? E ovviamente ho messo sì, no. Nel caso delle stories si possono fare sondaggi ovviamente di ogni tipo, con ogni tipo di risposta. Io ho messo sì, no, ma ovviamente le risposte possono essere anche di altro tipo. Diciamo che l'unico limite dei sondaggi nelle stories è che le risposte possono essere solo due, ecco, non si possono fare sondaggi con tante risposte, almeno per ora. Però comunque fare i sondaggi è anche un ottimo modo sia per usare le stories, sia per in qualche modo coinvolgere i clienti, gli utenti, i follower, e quindi creare interazione con loro, ecco. Quindi anche questo, usate anche i sondaggi che sono un ottimo modo per interagire con gli utenti. Ok. Questo era, diciamo, l'ultimo tipo di stories che volevo farvi vedere. Adesso tiriamo giù là. Ok, ora, ultimissima cosa che volevo dirvi prima di salutarci. Allora, per quanto riguarda la domanda che mi aveva fatto Viviana, cioè vorrei sapere come si fa a raggruppare le stories con un titolo per mettere nei contenuti in evidenza. Viviana, ti ho già risposto, nel senso che ti ho spiegato prima come si creano i contenuti in evidenza, cioè le varie cartelline, l'ho detto all'inizio del video, quindi vai a ripescare l'inizio che lo trovi là. Nel caso comunque aveste altre domande su contenuti in evidenza, stories, eccetera, scrivete tutto nel gruppo Facebook a Capofweb Tips, mettete qua dentro che vi rispondo. E poi un'ultima cosa, mi è arrivata anche una domanda che chiedeva quali app utilizzare per creare delle stories un po' più belline graficamente. Allora, al di là che comunque ultimamente le stories hanno aggiunto diverse funzioni, non so, le GIF, i pennelli, tutte queste i font di vario tipo, eccetera. Quindi già nativamente l'app di Instagram permette di fare molte cose già nativamente, senza bisogno di usare app esterne. Però, se volete un'app che possa magari combinare, soprattutto magari fare dei collage di foto, video e quindi fare tutte le cose un po' più carucce, con magari qualche filtrino, qualche emoji, cose di questo tipo. Allora vi consiglio Photo Editor, che è un'app che ho provato tempo fa e l'ho trovata piuttosto carina, ecco, che permetteva di fare tante cosine carine. E soprattutto mi è piaciuta perché non è specifica per le stories, ma è un'app che permette di creare appunto dei collage di foto e video un po' per tutti i social, quindi anche YouTube, Facebook, lo stesso Instagram, cioè proprio le foto normali di Instagram, quelle quadrate per intenderci. E quindi è un'app molto versatile, diciamo, e permette appunto già di suo, diciamo, per me ha una serie di emoji, una serie di template, una serie di vari filtrini, cose carine da utilizzare, ecco, per rendere appunto le vostre foto, i vostri video, collage molto carucci, molto pucciosi. E quindi, insomma, secondo me è un'app molto carina da usare per creare delle stories un po' più carine, un po' più elaborate, ecco. E quindi vi consiglio di usare quella, però comunque in generale se cercate sull'App Store, insomma, se ne trovano tante, quindi potete scaricarle, testarle, vedere qual è che vi piace di più per il vostro stile, lo stile del vostro brand e così via. Ok, quindi adesso direi che se non ci sono altre domande, io potrei anche salutarvi. Vediamo se avete scritto qualcosa e io me lo sono perso.
No, vedo solo dei saluti. Ok, allora. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, allora io vi saluto e ci diamo appuntamento la settimana prossima, ovviamente per un'altra live, lunedì prossimo per un altro articolo sul blog, che probabilmente, se Lorenzo fa in tempo, parlerà della GDPR e quindi della nuova policy, cioè la nuova policy, la nuova legge sulla privacy, che riguarderà, ahimè, tutti quanti noi che lavoriamo, che abbiamo, insomma, che lavoriamo online, che abbiamo a che fare, insomma, in generale con i clienti. E quindi vi consiglio, insomma, di seguirla perché purtroppo la GDPR, purtroppo per fortuna, secondo i punti di vista, insomma, creerà una serie di problematiche da cui bisogna adattarsi, ecco. E quindi cercheremo, insomma, soprattutto Lorenzo, insomma, cercherà un po' di spiegarvi meglio cosa bisogna fare, cosa è meglio fare per adattarsi alla GDPR. Aspetta che vedo delle domande. Allora, vediamo un po'. Come si fa a cancellare i contenuti in evidenza senza perdere le immagini delle stories? Allora, e in realtà non si può, nel senso che se tu cancelli proprio una stories, si cancella anche la contenuti in evidenza e viceversa. Quindi in realtà non puoi, cioè nel momento in cui cancelli una story si cancella da tutto, diciamo così. Quindi non è possibile. E quindi niente, mi spiace, non è possibile. Ok. Allora, se non ci sono altre domande, dicevo, sto guardando. Ok, allora, se non ci sono altre domande, allora vi saluto, ci vediamo settimana prossima e parleremo forse di GDPR se riusciamo a fare in tempo a fare tutto, speriamo, e spero che non ci siano altri problemi tecnici come oggi, speriamo bene. E quindi niente, ci rivediamo allora la settimana prossima, buona settimana e a presto. Ciao!